Ciao bellissimi, buongiorno. Stamattina ci siamo dovuti ricredere perché pensavamo che per noi l'estate fosse definitivamente finita e invece ci siamo svegliati fronte mare. Da bravi ne abbiamo anche approfittato, d'altronde abbiamo voluto rubare un bagnetto perché qui non potevi fare altrimenti. Se consideriamo che siamo ad ottobre inoltrato e abbiamo lasciato da qualche giorno l'Islanda con 0 gradi, non ci aspettavamo ecco un risvolto così positivo. Era ma il minimo che ci potevamo stava, fare. Direi. Qui ci troviamo a Benidorm, una città della Spagna che si trova a circa 30 minuti da Alicante. E da quel poco che abbiamo potuto vedere ci sembra di stare in una piccola Miami europea. Palme ovunque, grattacieli. Questa è la stanza, c'è anche un bagnetto con la vasca e soprattutto quando ti svegli al mattino ti becchi questo. Cioè della serie che dici buongiorno Benidorm. Così, ma una città veramente poco conosciuta. Esatto, perché ve l'abbiamo chiesto nelle Instagram stories e molti ci hanno risposto che non la conoscono. Dice Benidorm, che è? Non voi la conoscete, fatecelo sapere nei commenti. Ma in questi giorni ne approfitteremo per scoprire la città, tuffarci proprio nel mood tropicale. Faremo tante esperienze estive a tema vacanziero, quindi vediamo se si presta bene a delle vacanze estive. Ecco, perché magari potrebbe essere la meta giusta per quelli come noi che non accettano la fine dell'estate e vorrebbero 365 giorni di caldo l'anno. Vediamo. How you doing? Hi, Frank. Lauren. You're Charlie. Charlie. Hi, nice to meet you. Hi. Nice to meet you. C'è giusto un po' di gente al mare stamattina. La cosa che salta subito all'occhio è che da un lato hai tutto il litorale, quindi proprio spiaggia dove la gente effettivamente va a fare il bagno, e dall'altro tutti i palazzi con vista fronte mare, con tanto di negozietti, bar, ristoranti, il classico lungomare, ecco, no? Come sei carina, amore. Dobbiamo andare a prendere i jet ski che sono parcheggiati là sotto. La cosa pazzesca, ragazzi, è che quest'acqua è incredibilmente pulita. Ah, frasca e freschina. Ah, guarda che vista che ti becchi sulla città dal mare. Ah, you look so professional. I don't do that. Prima volta sullo jet ski. Sì, in effetti sì. Guarda l'isola vista dall'altra parte. Com'è? Divertente. Pensavo fosse più semplice da guidare, invece devi lottare con le onde, non è facile. Oggi è la giornata delle prime volte, non sono neanche mai andato sul paddle, no, è la volta buona. La preparazione al paddle si è trasformata in una lezione di yoga. Relax. Relax. Ok, è arrivato il momento di provare. Vado, Ok. Sembra andare tutto bene per il momento. Sono caduto come un pirla. Finalmente sono riuscito a stare in piedi per più di 5 minuti e arriviamo davanti alla spiaggia nudisti. Perfetto. Amore, ma ti rendi conto 320 giorni di sole l'anno? Mi trasferisco qui. Cioè, abbiamo trovato la destinazione finale. Più giri a Benidorm, più trovi spiagge tropicali, palme, cose bellissime. Qui dentro so già che ci aspetta una bella paella. Guarda Veronica come va. Passo adelante, Veronica. Cheers. Ho chiesto se l'insalata che fanno qua aveva un nome specifico, ma la risposta è che è insalata mediterranea, è quella tipica che fanno loro. È arrivata. La stavamo aspettando tutti. Muchas gracias. Questa è la paella vegetariana. Buonissimo, buonissimo. Buonissimo. Stanno scherzando. Oh la madonna. Bella grossa. That's nice.
qui è la zona di Levante, dove appunto ci sono i locali, i ristoranti, i club, i pub, c'è di tutto. Se volete venire a divertirvi, questa è la vostra zona. Dove siamo noi invece è la zona ponente, che è più tranquilla, è ottimo per gli hotel, per rilassarsi. Da notare che a Benidorm ci sono 150 km di piste ciclabili. Ed è una gran figata, perché ti muovi in città, la città è bella, è pulita, tranquilla. Stavo divertente. È stato bellissimo. Da rifare. E anche ecosostenibile. Wow. Nell'arco di 10 minuti la luce è cambiata completamente. Ci siamo beccati tutto il lato più romantico di Benidorm. Vedi proprio tutto lo skyline della città. È bellissimo. È sorprendente. Non me la sarei mai aspettata. No, non me l'aspettavo così. Neanche io così. Sì. In questo hotel anche la cena è servita come la colazione buffet e c'è il ben di Dio. Da dove cominci? C'è praticamente di tutto. Mamma mia, non so veramente da dove cominciare. Dai salumi, formaggi. Mamma mia, c'è anche il reparto caldo. Pesce, no, c'è il pesce spada. Insomma. Yes. Abbiamo trovato la movida. Se vi volete concedere un dolce peccato, ci sono anche questi trasgressivi. Non stasera. Lo stavamo cercando. Abbiamo trovato un posto dove la birra è un euro. Con questi ne compri 5. 5. In Italia con questi non ne compri manco una. Adesso andrò. 3 euro. Dico? Still don't believe this. Faccio difficoltà a crederci. 3 euro per 3 birre da mezzo litro. No, drop it. È più buona quando costa meno, vero? Yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Questo è il resto, ragazzi. Non c'è trucco, non c'è inganno. Stamattina sveglia presto perché abbiamo una missione speciale. All'alba. Promettere? Ora vale la pena, eh? Sì, guarda. Siamo venuti al punto panoramico Tossal della Cala, perché da qui becchi tutta l'altra prospettiva della città ed è veramente molto molto scenica. Peraltro Benidorm ha 300 grattacieli, non uno o due, e la conformazione potrebbe sembrare strana perché uno potrebbe dire: ma scusa, tutti sti grattacieli tutti concentrati nello stesso punto. In realtà gli ingegneri di Benidorm hanno fatto un ragionamento molto preciso. Dicono che preciso. Sia ecosostenibile, perché concentrando i grattacieli e le case tutte in un unico punto e tutte in altezza, ovviamente si va a risparmiare spazio e quindi si va a lasciare poi la natura tutta incontaminata. Infatti là praticamente da lì in poi comincia la natura incontaminata, non c'è assolutamente nulla. Loro hanno preferito praticamente concentrarsi tutti sulla costa e lasciare la terra inland libero. Che ne insomma. Pensate voi? Bah, c'è una logica, c'è una logica. Colazione dell'hotel Via de Mar è una delle più spaventosamente piene, cariche e generose che abbiamo beccato negli ultimi anni. Tutto sto bancone a girare che spazia tra salato, formaggi, poi andiamo addirittura alle preparazioni calde. Carne per tutti i gusti, churros, waffle. Stamattina partiamo all'avventura, saltiamo a bordo di una jeep e ci allontaniamo dalla città, andiamo a scoprire tutto l'entroterra, la natura. Non tutto, ma una parte. La natura. Okay. Wow! Però, punti panoramici ne abbiamo? Quella lì è Benidorm. A posto? Sì, no. A
Abbiamo fatto un salto in una vineria di queste zone perché così ci fanno assaggiare. Ci stava, no? Hanno visto noi due in faccia. Ormai hanno lo detto, sanno. Così facciamo fare a sti ragazzi in Spagna, gli facciamo assaggiare i vini spagnoli. Hanno vinto tutto, meno internet e più Cabernet. D'accordo. Promuoviamo questa teoria. Sono ok, paradossale detto da noi, ma assolutamente d'accordo. Dice amore, ti bastano queste? Ma penso di sì, dai. Qualcuno la portiamo a casa. Ce la facciamo? Ma non so, in aereo è un po' complicato. Vabbè, le facciamo spedire direttamente. Dai. Vabbè, così com'è proprio. Così. Ok. È arrivato anche l'assaggino. Stiamo facendo diversi assaggi con diversi vini. C'è il sommelier che ci spiega che tipo di vino stiamo bevendo e con che cosa va abbinato. Veronica, domanda da $1000. Tu sei più da bianco o da rosso? Vai, così a caldo. Bianco. Voi siete più da bianco o da rosso? Lo so, non si può scegliere, ma se doveste scegliere più bianco o più rosso? Una cosa l'ho imparata oggi, il vino prima si odora senza muovere il calice. Lo odori e vedi cosa senti, poi lo muovi, lo fai respirare e lo riodori. Stiamo uscendo da qua dentro barcollanti, ma felici. Abbiamo assaggiato un sacco di cose buone. Sì, buonissime. Da fare. Il vino è buonissimo. Assolutamente buonissimo. Da fare, da farissimo. D'altronde una volta che inizi a mangiare non ti fermi più. Infatti ovviamente. Stiamo andando a fare il pranzo tapas. Il concetto di tapas è che ti danno queste piccole porzioni, sono assaggi di diverse cose, quindi puoi provare. Io ho voluto prendere per provare un cannellone con la salsa spagnola e un involtino di salmone e polpa di granchio. Poi passo e c'è gente che ancora alle 4:30 è con la paella sul tavolo. Sono altri orari, altre abitudini. Ragazzi, il Mediterraneo. Questa qua mi manda fuori di testa, non ci posso fare niente. È più forte di me. E quelle sono le cupole della città vecchia, guarda che carine. E quello lì è il balcone mediterraneo. Io amo questa atmosfera. È bellissima, cioè proprio si respira aria tropicale e sei a due passi dall'Italia, cioè ce l'hai dietro casa. Guarda che roba! Su quella collinetta una volta c'era un castello che divideva le due spiagge, che sono una di Levante e l'altra di Ponente, e poi il castello se n'è andato fluttuando ed è rimasta la collina con la bella vista, ci hanno fatto questo punto panoramico, dove fra l'altro ti becchi la vista su entrambi i lati della città, quindi hai praticamente un 360 gradi. Qua c'è la terrazza al nono piano con la vista su Benidorm, niente niente male. E su questo stesso piano c'è anche la spa. Che fa un giro nella spa, non lo fai? Sta a posto? Ok. Passeggiatina serale, andiamo a prendere un cocktail e poi cerchiamo qualcosa da mangiare e ci godiamo questa atmosfera notturna di Benidorm che... Qua siamo peraltro in piena Old Town, che è tutta la parte più vecchia della città, ma allo stesso tempo molto più frequentata, più attiva, con tutti i negozietti, bar, gelaterie, cioè guarda che casino che c'è la sera. Si trovano aperti fino a tardi addirittura, quindi insomma, si trova qualsiasi cosa a qualsiasi ora. Non v'annoiate qua. Thank you very much. Salud! Guarda che piatto! Wow! Molto interessante, devo dire.
Muchas gracias. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. È arrivato un dessert che fragole e altra roba, veramente molto fantasioso. Stasera ragazzi si sta meravigliosamente, cioè guarda Veronica come si gode l'estate. Stupendo, guarda, infatti qua l'estate sembra non finire mai, bellissima. Che dire di questi giorni a Benidorm ragazzi, bellissima, stupendo. Non ce l'aspettavamo, siamo partiti 2 settimane fa che non sapevamo neanche dell'esistenza di questa città e adesso ci siamo innamorati di questo posto. Ed è il posto ideale dove fare una vacanza estiva anche più tardi rispetto all'estate a cui siamo abituati noi. Se come noi non vi arrendete alla fine dell'estate, questa è la vostra chance, perché potete venire anche a stagione bella che è inoltrata e vi trovate comunque spiagge bellissime, azzurrissime, e poi pulitissimo, una bellissima atmosfera, sì. Quella voglia di divertimento, attività, insomma c'è veramente anche abbastanza di tutto. Economico devo dire. Che ve ne è parso? Vi è piaciuta? La conoscevate? Fatecelo sapere nei commenti, siamo curiosi. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciateci un bel like, e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mi raccomando ricordatevi di accendere quella campanella in modo da non perdervi tutti i prossimi episodi dei nostri video. Benissimo, noi per il momento vi mandiamo un movimentato saluto da qui. Alla prossima, ciao.